Nuova puntata e oggi abbiamo un ospite speciale perché di solito ospito persone che non conosco poi fisicamente, invece questa persona è bene o male, almeno quello che scrive, ci sentiamo spesso, quindi la conosco, ma soprattutto la conoscete anche voi, almeno quelli che seguono il gruppo che ricordo è Cambiare Tutto, Cambiare Subito, previsioni sull'economia e la finanza. Ebbene, parlo di Marco. Negli ultimi giorni abbiamo parlato proprio spesso di politica e di come cambierà il governo, almeno a livello economico, perché poi cioè di quello parliamo sul nostro gruppo. E la prima domanda che andrò a fare a Marco, che non ha bisogno di presentazioni proprio perché lo conosciamo già, ebbene Marco, andiamo subito in maniera molto veloce. Come secondo te il prossimo governo può influire a livello economico, beh, per il nostro bel paese? Il prossimo governo può influire in maniera molto pesante, dipende sempre da chi naturalmente andrà a vincere le elezioni, ma la maniera pesante non è tanto nei personaggi diretti emanazione del governo, forse a parte un paio di ministri che sono di una certa importanza, tipo il ministro delle finanze, il ministro dell'economia, tanto per intenderci, ma va a finire nelle scelte soprattutto di quelle aziende statali di cui la gran parte del pubblico, a parte nomi eclatanti stile Leonardo, ignora l'esistenza, perché il tessuto produttivo italiano è molto, ma molto connesso con lo Stato. Lo Stato è una longa manus molto, molto presente, più di quanto noi immaginiamo, all'interno del sistema produttivo italiano. E quindi chi vince il banco vince anche tutto l'apparato che c'è dietro, di cui molto spesso si conosce poco. Eh beh, molto 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 interessante quello che hai detto, perché è veramente così, nel senso che poi chi investe in borsa, chi investe soprattutto su molte azioni italiane, ebbene non sa che c'è la mano dello Stato. Abbiamo parlato ultimamente, ma non solo, di TIM, come tante altre azioni, dove c'è la mano dello Stato, è bella forte. Mi dai tra l'altro un assist bello, ma proprio bellissimo, per parlare di CDP, che sta per Cassa Depositi e Prestiti, che ha un'influenza non da poco, e questo intreccio tra governi, politica e CDP, e beh, è uno degli intrecci che, ripeto, va a influire poi su tutto il mercato finanziario. Ti chiedo quali sono poi le azioni dove CDP ha una bella influenza, tutte le azioni italiane, e come si può evolvere la situazione in negativo, in positivo, con il prossimo governo, secondo te, come può influire su proprio le azioni singole tramite Cassa Depositi e Prestiti? Allora, partiamo dall'origine. Cassa Depositi e Prestiti, che è una sorta di banca, tra virgolette, è una fondazione economica, sotto forma di SPA, è posseduta, e già qui incominciamo a fare un piccolo distinguino, per un 80% abbondante dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal MEF, e per la restante quota di un 17-18% circa, perché un 2% le ha come azioni proprie, da una serie di fondazioni bancarie, tra cui quelle che posseggono quote superiori ad 1,5% sono la Compagnia di San Paolo, tanto per intenderci, Fondazione Carico, Fondazione CRT e Fondazione Sardegna, che poi sono le emanazioni di quelle fondazioni che posseggono le banche, facilmente intuibili, Banca Intesa, Unicredit e BPER, giusto per dare un primo sguardo. Cassa Depositi e Prestiti si finanzia prevalentemente con i soldi della gestione del risparmio postale, che ammonta alla bellezza di 245 miliardi di euro circa annuali. E quindi quei famosi libretti di cui ogni tanto facciamo dei post con dei tassi folli, lo 0,50, lo 0,60, eccetera, che durano 12 anni, 16 anni o giù di lì, sono quelli che poi vanno a finanziare un po' quello che è il sistema economico del paese. Cassa Depositi e Prestiti, se da un lato presta i soldi per
per la realizzazione di opere strutturali all'interno del paese, quindi a comuni o a quant'altro, dall'altro lato fa anche degli investimenti di carattere industriale in quelli che sono considerati settori strategici per il paese. Innanzitutto, diciamo che il primo intervento grosso Cassa Depositi e Prestiti lo fa gestendo SACE, che ricordiamo bene è stata un po' la longa manus dei precedenti governi in epoca pandemica, quando ha assicurato a tutto il tessuto delle piccole e medie imprese, ma anche a Fiat, tutta l'erogazione di una montagna di crediti nel settore bancario che hanno permesso di scavallare, di sopravvivere all'epoca della chiusura della pandemia. Cassa Depositi e Prestiti è anche molto presente, tra virgolette, sul mercato del nostro indice MIB 30 come aziende quotate. A Cassa Depositi e Prestiti fa capo il 35% di Poste Italiane, che oltretutto è anche quella che poi gli dà da gestire il risparmio. Poste Italiane che capitalizza all'incirca 11 miliardi di euro, quindi non è una piccola aziendina. Oltre al 35% di Poste Italiane fanno capo, sempre a Cassa Depositi e Prestiti, tutta la filiera di quelle che sono le reti distributive, in particolare fa capo il 26% di Italgas, che ha una capitalizzazione di mercato di 4 miliardi e mezzo, fa capo un bel 32% quasi di Snam, che ha una capitalizzazione di 16 miliardi, gli fa capo Terna, posseduta al 29,9%, con una capitalizzazione 14,25 miliardi, gli fa capo Saipem, che è una schifezza immane, con una percentuale di 12,6%, schifezza immane perché l'abbiamo vista negli ultimi nostri post. Fa capo Fincantieri, quotata anch'essa, nella misura del 71,3%, con una capitalizzazione di 1 miliardo, poi gli fa capo anche Telecom, altro chiodo del mercato italiano, con una quota del 10%, che vale poco perché Telecom capitalizza in borsa solo 4,6 miliardi. Gli fa capo Nexi, per una quota del 13,50%, che Nexi è già una società che ha una discreta capitalizzazione, anche qui siamo nell'ordine dei 13 miliardi. Gli fa capo nel settore delle costruzioni, una società che in questo caso non è nel segmento principale, ma è sullo Star, che è WeBuild, la vecchia, per intenderci per coloro che conoscono la borsa da anni, la vecchia fusione di Salini e Impregilo, che capitalizza la bellezza di 1,4 miliardi e loro ne posseggono una quota del 16%. Posseggono Open Fiber Holding, a cui fa capo il 60%, candidata ad acquisire il 100% della rete unica nel settore delle telecomunicazioni, gli fa capo qualche cosina stile Trevi Finanziaria, tanto per intenderci che è un'altra società molto presente nel Veneto, più tutta una marea di altre piccole società e piccoli fondi, piccoli relativamente, nonché gli fa capo il 7,3% di Euronext, che è la borsa quotata anch'essa a Parigi in questo caso, che capitalizza circa 9 miliardi, che è la borsa valori europea, della quale recentemente di fatto ha acquisito da Londra la vecchia borsa italiana, tanto per essere così abbastanza chiari. Ma non solo, diciamo che l'attività di Cassa Depositi e Prestiti poi si sviluppa attraverso una miriade di società che gestiscono fondi, ovviamente dimenticavo il pezzo forte, scusatemi, fa capo anche il 26% di Eni, che tutto sommato è un'azienda che capitalizza la bellezza di 40 miliardi, che non è poco. Oltretutto, tra i vari fondi che gestisce Cassa dei vari SGR immobiliari, e non che gestisce Cassa Depositi e Prestiti, ce ne sono alcune anche fatte con altri enti governativi
governativi di livello europeo, tipo Credit for Niederlauer, la KfW tedesca o la Cassa di Consignazione Depositi francese, ci sono dei fondi, in particolare ce n'è uno che è molto carino, che è il fondo 4R, dove Cassa Depositi e Prestiti ha allocato come quote di maggioranza alcune filiere piuttosto interessanti. In 4R gli fa capo tutto il gruppo Richetti, gruppo delle ceramiche, che non è un gruppo molto piccolo perché era leader a livello mondiale, dove loro sono soci di maggioranza. Gli fa capo il gruppo Fagioli, che è un gruppo di engineering di alto profilo per movimentazioni speciali. In pratica sono quelli che hanno fatto e messo in posa tutti i soppalcati, i trasporti e quant'altro del ponte di Genova, tanto per dare un'idea, che è un leader a livello internazionale con presenze anche negli Stati Uniti. Gli fa capo il gruppo Burgo, famose e famigerate cartiere, dove anche in questo caso sono sempre in maggioranza. Gli fa capo il gruppo Trussardi, che non è poca roba, siamo sempre presenti nel nord Italia, per capirci, e gli fa capo anche il gruppo Casalasco. Il gruppo Casalasco, che è un insieme di 500 aziende agricole che si occupano della trasformazione e export, soprattutto nel settore conserviero. In pratica stiamo parlando di due marchi molto famosi, che il nome Casalasco non direbbe niente, che sono i marchi Delica e Pomì. Ovviamente su tutto questo snodo di presenza di CDP, ovvio che CDP ha delle interlocuzioni strette, e da qui ogni tanto ci capiamo perché molte delle grosse banche rimangono in situazioni debitorie un po' strane con alcuni soggetti, e perché c'è un sostegno per le infrastrutture del paese e non c'è una visione solo immediata di sì, questo è un cliente affidabile, lo facciamo per fare soldi, no, questo è un cliente che ha bisogno di cure, non ci interessa. Spero di essere stato chiaro nel dare il quadro abbastanza complessivo di quelli che sono tutti i gangli dove si va a ramificare Cassa Depositi e Prestiti. Ovvio che un cambio di direzione, un cambio di strategia da parte del governo, soprattutto nella messa a terra del PNRR, nelle sue linee guida più elevate, può determinare sicuramente dei grandi cambiamenti, delle grandi prospettive nei confronti di queste aziende. E lo vediamo subito, l'abbiamo visto nel settore energetico e in altri settori. Esistono poi tutta un'altra serie di fondi, che sono dei fondi chiusi che CDP possiede e apre con delle tecnicalità di 18 mesi per raccogliere pacchi di quattrini, no? Dove la buona CDP stessa fa entrare un po' tutte quelle che sono le medie aziende del paese, per cui vengono finanziati aeroporti, tutte opere di ingegneria che possono servire per il paese, è stata finanziata anche la stessa Sorgenia. E da questi fondi ogni tanto riemergono delle società risanate che poi vengono quotate in borsa. Tanto per intenderci, per non fare nomi, una delle ultime che era stata risanata da uno di questi fondi gestiti da CDP è la Alerion Clean Power, che è stata risanata e rimessa bonariamente in borsa. Inoltre CDP è presente, quindi ha anche molte relazioni internazionali, nel fondo F2I, che anche questo è un fondo che si lega molto a delle infrastrutture, dove ci sono dentro dei soci, uno è un fondo pensione cinese, che è un fondo governativo cinese, non un fondo pensione, un fondo governativo cinese, di questi fondi della F2I, e ci sono dentro anche i famosi fondi anglosassoni o americani, tipo il fondo Ardan, di cui si capisce a questo punto perché sono così attivi, soprattutto quando ci sono le partite su Telecom, e tutta una serie di relazioni che non lascia scampo quasi a nessuno. Direi
Sì, di aver fatto un quadro chiaro. Marco, sei stato molto, molto chiaro. Io ho proprio l'impressione che secondo me, molte persone sono collassate sulla sedia perché non si sarebbero mai aspettate che CDP avesse, le mani in pasta un po', su tutto il mondo italiano e non perché abbiamo visto che anche, degli investimenti all'estero, ma soprattutto molte persone, secondo me, non si rendono conto di come questa cosa, possa influire proprio a livello delle proprie azioni che hanno nel portafoglio, perché, quando vediamo una crisi politica, quando vediamo una, crisi in generale del nostro assetto economico, questo in automatico va a influire poi sulle azioni. E perché va a influire sulle azioni? Proprio perché all'interno c'è anche CDP che di fatto è comunque ha degli intrecci ovvi con lo Stato italiano, mettiamolo così, con il governo, mettiamolo in questa maniera molto, molto semplice. Quindi capite bene come sia importante scegliere un'azione che abbia al suo interno CDP o non l'abbia, perché se un'azione italiana è una multinazionale che al suo interno non ha un intreccio con Cassa Depositi e Prestiti è un conto, un'altra invece un'azione che comunque è un'azienda che deve dar conto anche a CDP. Perché? Perché CDP è di fatto una parte sostanziosa di quell'azione. Quindi prima cosa che dovete fare, consiglio da educatore finanziario, mettetelo così, o meglio quello che faccio io poi alla fine, poi voi fate quello che volete, e cioè andare a guardare un po'. E beh, chi è che sono i proprietari, tra virgolette, di questa azienda? E se c'è all'interno CDP, sapete che poi alla fine, questa qua sarà molto influenzata poi dallo Stato italiano, chiamiamolo così, questo ente superiore. E quindi una crisi, per esempio, di un governo potrebbe influire tanto anche, sull'azione, molto più di tante altre cose. Ma qui mi ricollego a un'altra cosa su cui poi una crisi governativa come quella che abbiamo visto negli ultimi giorni può influire alla grande, forse più dell'azionario. Parliamo chiaramente delle nostre obbligazioni. Ebbene, parliamo di BTP, parliamo di spread, che per chi non lo sappia è il differenziale tra il Bund decennale, quindi quello tedesco, e il nostro BTP a 10 anni. Ebbene, questa non è una cosa da poco quella che è successa, e chiaramente, a differenza forse di tutte le altre volte, c'è anche la mano europea, diciamo, che ha aiutato rispetto per esempio alla crisi del 2011. Ma qui cosa succederà col nuovo governo? Come influirà a livello economico, almeno su questa parte obbligazionaria di cui non abbiamo parlato, e quindi dei BTP? Cosa ne pensi, Marco? Qui la domanda è molto molto complessa, come aveva detto Santo Padre Nostro ai tempi, questa qui è la classica domanda delle 100 pistole. Diciamo che la BCE per il momento vuole mantenere una linea dura, anche se, tra virgolette, in molti si aspettano una recessione. Chiaro che una recessione con tassi che continuano a salire non è che sia estremamente compatibile, e il mercato probabilmente conta già questo tipo di scenario. Perché se dovessimo stare a voce ferme e dire che la recessione non ci sarà, la BCE andrà avanti ostinatamente, o almeno andrà avanti fino a quando lo farà la Fed, andrà avanti ostinatamente a rialzare i tassi. Ora, un rialzo dei tassi fa sì che il costo del denaro dei BTP di suo aumenti. Il problema è, oltre all'aumento del costo derivante dalle politiche monetarie della BCE, quale credibilità e quanto inciderà la scelta da parte dell'Italia, o poi la scelta dei futuri governi che si presenteranno a gestire l'Italia nel porsi nei confronti dell'Europa? Perché se arriva un governo che può essere non gradito dall'Europa, un governo di tipo sovranista,
e qui non voglio fare una polemica politica, ma i governi o sono graditi o non sono graditi, a prescindere, non è il mio il gradimento, ma è un gradimento delle principali cancellerie europee. Se non sono graditi, c'è il rischio che l'Europa, con nonchalance, come hanno dimostrato con questa, tra virgolette, vacuità di questo fondo antispread, di questo strumento antispread in mano alla BCE, che è totalmente discrezionale, possono far schizzare quando, come e dove vogliono lo spread fino a livelli che loro si sono prefissati di salvaguardia. Purtroppo io i loro livelli di salvaguardia non li conosco, qualcheduno azzarda che sia 250 punti, qualcheduno azzarda che sia 300, io non azzardo nulla, mi libero di non azzardare e dico in questo momento occhio ad andare sui BTP, anche se le cedole sono, tra virgolette, abbastanza interessanti, e se proprio devo andare, tra virgolette, su qualche BTP nella convinzione che le cose vadano bene, cerchiamo di scegliere delle scadenze medie, non oltre il decennale, perché se va male abbiamo sempre tempo per andare a mediare al ribasso scalando nel fattore tempo, ossia esco da un decennale, entro in un quindicennale, mi porto a casa anche qualche soldo e migliore il rendimento. Se le cose vanno bene, che il BTP sale, e va bene ragazzi, ho rinunciato a guadagnare 20 e mi sono dovuto contentare di guadagnarne solo 10, non è un dramma. Sì Marco, le tue riflessioni secondo me sono molto opportune, soprattutto quando hai sottolineato il livello discrezionale, perché qui ricordiamoci, qua non si parla di numeri, non si parla di barriere, non si parla di livelli, cioè qua mi sembra tutto un dire beh, quando vogliamo noi vi salviamo, quando vogliamo noi vi facciamo affondare. Ricordiamolo che la stessa Christine Lagarde, non più tardi di poco più di 2 anni fa, in epoca Covid, un giorno si è alzata con il piede sbagliato, mettiamola così, ci rido un po' sopra, e ha detto guardate che la BCE non fa niente sui debiti, non è che vi può aiutare, né tantomeno sulle obbligazioni e via dicendo. Fatto sta che, guarda caso, coincidenza vuole che dopo pochi minuti il nostro MIB è sprofondato a meno 17%, record di tutti i tempi, e le nostre obbligazioni, lo spread è balzato a 200, ha fatto più di 200 punti in un solo giorno, e io mi chiedo se questa cosa può accadere. Ricordiamolo che eravamo in pieno governo di populisti, come veniva definito, governo giallo-verde, e era una situazione un po' di crisi, e bene o male così potrebbe capitare in un futuro prossimo, nessuno lo può sapere, ma è ovvio che viviamo in una situazione, secondo me, dove la volatilità la potrebbe fare da patrone. Io non sono mai stato un appassionato né di obbligazioni italiane, né tantomeno di titoli italiani, né tantomeno di quelli europei, proprio per questo motivo qua. E veramente direi, con la situazione che si sta andando a definire, mi sembra tutto molto traballante, in tipico stile europeo, direi, mettiamola così. Poi ognuno si regola come pare, lo dico sempre, non facciamo consigli per gli acquisti. Ricordo a tutti che sul gruppo potete, tra i tanti, leggere anche i post di Marco, che secondo me sono davvero dei post non solo interessanti, ma dove l'esperienza la fa da padrone. Tutto quello che abbiamo sentito fino ad ora sono contenuti di valore. Questi sono veramente i contenuti di valore di una persona che ha veramente tanta esperienza dei mercati finanziari. E quindi, secondo me, la prima riflessione che dovete fare prima di andare a investire è: io ho
questa esperienza. Io che mi affaccio sui mercati finanziari, sto facendo la cosa giusta? O è meglio affidarsi a qualcuno, persona affidata, oppure almeno informarsi, ecco, studiare, perché credo che veramente pochi sapessero, per esempio, cos'è la Cassa Depositi e Prestiti e chiaramente come influenzava poi tutto il mercato finanziario. Io credo che dopo 25 minuti, beh, la possiamo chiudere qui e sicuramente già vi anticipo che faremo altre puntate con Marco e andremo ad affrontare altri temi e ringrazio Marco per chiaramente tutta l'esperienza che ci ha voluto offrire in questa puntata su tre temi che erano davvero molto scontati. Uno, tra l'altro, CDP, di cui praticamente non parla nessuno, che secondo me poche persone conoscono, vita, morte, miracoli di Cassa Depositi e Prestiti come Marco. Marco, volevi dire qualcosa prima che chiudo la puntata? Sì, volevo solo ringraziare tutti coloro che ascolteranno questo lunghissimo post, sperando di aver fatto cosa gradita e che sia soprattutto una cosa utile per le loro scelte. Ovviamente ringrazio anche te che mi hai ospitato gentilmente nel podcast. Ok Marco, io invece ti ringrazio perché, ripeto, i tuoi contenuti non sono solo utili, ma secondo me fanno capire a molte persone come l'esperienza poi alla fine conta, soprattutto negli investimenti, quindi la conoscenza. E a me non resta che ricordarvi almeno due o tre cose, ripeto, il gruppo Cambiare tutto, cambiare subito, previsioni sull'economia e la finanza, dove Marco non solo scrive ma anche il moderatore e poi soprattutto patreon.com/cambiare tutto se volete dare un'occhiata per i servizi. Alla fine a me non rimane come al solito, come ogni puntata, e beh, di ricordarvi che siete sempre sotto il fuoco nemico.